adesso abbiamo un artista che non vi nascondo amo personalmente molto, perché intanto l'ho conosciuto prima come scrittore, poi lui è un cantautore, un artista di strada, uno che ha girato il mondo in bici, è andato molto, non so, per esempio in un paese che io adoro che è l'India, insomma ha fatto tante cose, e lui si chiama Joe Evan ed è uno appunto degli artisti di Sanremo. Joe è collegato con noi via Zoom, ciao! Ciao Joe Evan, benvenuto. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao a tutti. Dove sei, ciao. Se possiamo chiedertelo? Potete chiedermelo, sono esattamente a Milano. Ah, a Milano. Quindi vicino a noi in linea d'aria. Scusi, ma vado al parrucchiere di Caparezza, sì. Oppure è un caso? No. No, no, io applico una trascuranza ordinata. Trascuranza, notare la scelta del vocabolo, da qui si deduce il poeta, viene da dire. Lei farà la canzone o farà una performance artistica a Sanremo? Perché mi incuriosisce l'idea. Secondo me non canta e basta, lei reciterà. Io mi piace come la pensi, eh? Sì, credo che lo farò anch'io, guarda. Ti do del tu, così mi palleggio meglio la confidenza. Penso che reciterò, interpreterò una poesia. Io sono più comodo dentro di me quando devo muovermi con le parole, non con il canto. Il decasillabo assolto, via. E quindi farò Arnica è una poesia inizialmente, poi era così vivace, anche se in realtà non lo sembra, era così vivace che ha voluto essere anche viva nella manifestazione musicale, quindi io ho provato è stata la mia prima canzone fatta pianoforte, perché mi ero rotto un dito e quindi non potevo più suonare la chitarra. E senti Gio, noi l'arnica la usiamo, almeno non so, io in omeopatia i microgranuli, no, per i piccoli traumi, o la pomata quando ti fai male eccetera. Cos'è, una metafora, racchiude qualcosa per curare anche le ferite del cuore, dell'anima? Sì, è un po' questa. Io vengo da una famiglia dei fiori, diciamo, quindi la mia vita, quando presentava delle botte, prima di passare all'antibiotico c'era mia nonna che ti passava l'aglio, poi cioè io sono stato curato con il ragù prima, e quindi vengo da una naturalezza, dalla naturopatia contadina di casa. Sì. Arnica era la nostra pomata di qua. Quando a noi cadevamo da piccoli, qualsiasi botta prendevi, si diceva prendi l'arnica, cioè quasi che curava tutto. È la soluzione per ogni cosa. Mi è rimasta una bella memoria dentro di questa pomata, che quasi che potesse risolvere tutto, no? Senti, è quasi sinonimo di mia madre per me adesso, arnica. Senti una cosa, Mauro, ti ricordi che parlavamo ieri di quando si andava dal prete a farsi benedire per il fuoco di Sant'Antonio? Per il fuoco di Sant'Antonio, no? O avevi vermi da bambino, ti portavano. Beh, ma i vermi ce li avevi tu. Ma no, quella scusi, roba lì, no. Scusi, Gio, abbia pazienza, ma anche noi facciamo una poesia moderna fatta di molti endecasillabi sciolti l'uno dall'altro, per cui andiamo come si dice a braccio. No, volevo detto prima, ciò. Prima di sentire Glenn Miller, capita a volte che ti penso sempre. Che bello. Quella è, volta è uno dei libri di Joe Evan, peraltro invece ce n'è un altro adesso nella libreria. Com'è che si chiama, Joe, il libro che è appena uscito? Quello che è appena uscito si chiama Se mi cerchi ti trovi. Con dei mandala molto belli da colorare e da leggere. Che poi non tutti hanno capito, ma se mi cerchi, tutto attaccato, sono i semicerchi, no? È da certo. Un mandala. E non il dubitativo se, è staccato dal resto. Scusi soltanto una notazione. Cosa ha letto l'ultima cosa che non la riguarda, che non ha prodotto lei? Che non hai prodotto tu, chiedo scusa. Ok, sto leggendo in questo momento, ho appena finito Io sono grondaglia di Gustavo Roll e ho iniziato 3 giorni fa Lo yoga di Gesù di Paramahansa Yogananda. Roll, quindi siamo su paranormale, quella roba là? No, sì, una roba del genere, no? Sì. Divinazioni, insomma. Roll non faceva per la roba. Diciamo per persone di una certa tempera, di una certa. Vabbè. Di un certo carisma. Che, come dire, secondo me sono in una certa luce, mettiamola così, dai. Allora, Joe Evan canta adesso Glenn Miller. Che artista, Joe Evan, Glenn Miller, siamo tutti molto curiosi di vederlo a Sanremo, no? Perché
Perché fa strano vedere Joe Ivan a Sanremo. Non no? sarà un'esibizione formale come so. Si presume farà qualcun altro adesso con tutto il bene che vogliamo. A te non ti fa strano, Joe, pensarti a Sanremo? A me mi fa strano. Io infatti sto cercando in tutti i modi di addestrare il mio tremolio, perché come coreografia potrò portare solo il mio tremare. Quindi... Almeno sarà autentico. Beh, magari anche in questo ti ritrovi poi nel concetto, immagino che riprendi in Glenn Miller, dell'improvvisazione, no? Il fatto di improvvisare. Esatto. Tutto abbiamo molto apprezzato. Cos'era Porta Romana, dicono i ragazzi qui in studio? Sì, era Porta Romana. Porta Romana bella, Porta Romana, diceva il grande Gabber. Che canzone, tu ricorderai sicuramente. Va bene, grazie. Va bene, Lisa. Noi abbiamo finito, staremo con te. Posso farti i complimenti per la mia poesia preferita, che voglio dire anche al pubblico, no? Ogni volta mi fa veramente piangere, talmente bello. Sei perfetta. Grazie. Poi te la leggerò, Mauro. Recita bene. A me l'ha girata Nicoletta. È vero, sì o no? Sì, sì, veramente toccante. Che io leggo i libri di Alba Parietti, vedi come sono indietro. Certo. Allora, dai, un saluto al nostro pubblico. Vai, Joe. Ciao, grazie mille a tutti. È stato bellissimo stare comodi da voi. Stare comodi da voi non è male. Grazie mille.